L'emergenza sanitaria sta passando, ma il coronavirus rischia di mettere in ginocchio l'economia marchigiana. Ristorazione, turismo e abbigliamento sono sicuramente i settori più danneggiati, con le piccole attività particolarmente provate. Le grandi catene, potendo contare su una maggiore solidità finanziaria ed essendo già avviate alla vendita e-commerce, che in questo periodo, ricordiamolo, ha visto un suo aumento, hanno sicuramente retto meglio l'urto. Inoltre, l'incertezza del futuro, legata al fatto che non sappiamo come cambieranno le nostre abitudini, e la sfiducia generalizzata rischiano di danneggiare ulteriormente. In questo periodo c'è stata una forte richiesta degli ammortizzatori sociali per intervenire sul calo magari delle ore lavorative o delle giornate lavorative nel settore, in special modo per quelle piccole attività, piccole o medie, che sono nel territorio. Il terziario in sé, già prima del Covid, aveva dato segnali di crisi e di cambiamento, stava già in un periodo di trasformazione, e quindi erano già partiti degli interventi sulla modalità della commercializzazione. Oggi questa pregressa condizione e quella dell'emergenza ha ulteriormente messo in difficoltà il settore. Quale tipologia nel settore terziario è stata più colpita? Quella più colpita sono i piccoli negozi o le piccole catene del terziario, perché hanno meno ammortizzatori sociali, sono molti di loro nell'ambito familiare, e quindi sono quelli che hanno risentito maggiormente di quella della crisi. A livello di ammortizzatori sociali abbiamo qualche dato, ad esempio per le ore di cassa integrazione richiesta, e secondo voi sono stati sufficienti? L'ammontare delle ore degli ammortizzatori sociali non l'abbiamo oggi, perché poi gli strumenti che sono intervenuti sono stati diversi in base proprio alle tipologie. Possiamo dire che la copertura della situazione finanziaria, economica di queste aziende, e quindi anche delle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori in questo settore, hanno avuto certamente una decrescita importante. A Civitanova si lavora per la ripartenza. La voglia e la determinazione di ricominciare a lavorare c'è, come anche la paura per una stagione estiva che sarà anomala, tra prescrizioni da rispettare per i locali ed eventi tutti annullati. Questi sentimenti di forte volontà di ripartire e paura per il futuro sono testimoniati dalle iniziative dei gestori locali, dalla consegna simbolica delle chiavi all'assessore Borroni da parte dei commercianti, che evidenziavano la grande criticità della situazione, al video Don't Stop Me Now, in cui gli esercenti raccontano la voglia di ricominciare. Buongiorno a tutti. I commercianti di Civitanova si sono uniti per ripartire. Si sa, l'unione fa la forza, ma per questo abbiamo bisogno di voi. Se non vedete l'ora di tornare a camminare per le vie del centro e a vedere tutte quelle luci e quei colori che caratterizzano le vetrine delle vie principali e non di Civitanova, sosteneteci. Tornate appena potrete a frequentare i piccoli negozi. Senza di voi questi non possono esistere. Intanto un piccolo aiuto può fare la differenza. Guardate questo video fino in fondo e condividetelo. Ve ne saremo molto grati. La profumeria Clementi vi aspetta e vi augura di tornare a sentire presto il profumo più dolce che ci sia, quello della libertà. Grazie. Ciao a tutti, sono Mari, titolare del negozio Mari Market.
Ho una domandina da farvi. Quanto vi manca fare shopping? A me tantissimo. Non vedo l'ora di riaprire i battenti. Sarà una stagione meravigliosa, ne sono sicura. Sarà diversa, però sarà una stagione comunque ricca di sorprese e di news. Io e il mio staff non vediamo l'ora di accogliervi con tutta la professionalità che ci contraddistingue. Penso di parlare a nome di tutti i miei colleghi del Borgo Marinaro nel dirvi che comunque attueremo tutte le norme di sicurezza possibili ed immaginabili. Ora però tocca a voi. Tornate a passeggiare per le vie del centro, tornate a respirare arte e bellezza. Noi vi aspetteremo con il sorriso di chi ha tanta voglia di ricominciare. In una situazione così drammatica, gli enti e le amministrazioni locali hanno cercato di reagire con provvedimenti ad hoc e specifiche disposizioni per aiutare le attività e rilanciare l'economia. Abbiamo ascoltato su questo l'assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Pierpaolo Borroni. Innanzitutto dobbiamo dire che io come assessore al commercio capisco perfettamente le difficoltà dell'attività commerciale di Civitanova. Proprio qualche giorno fa diversi bar di Civitanova e ristoranti sono venuti da me a restituirmi le chiavi con l'associazione Orega, come è successo in diverse parti d'Italia. E quindi noi capiamo la situazione e vogliamo dare una mano. In quale maniera? Innanzitutto daremo l'occupazione del suolo pubblico a bar e ristoranti che sono stati chiusi per questo periodo gratuitamente. Stiamo lavorando per costituire un pacchetto di iniziative ben più ampio, tra cui lo sconto di 3/12 della Tari. Abbiamo elevato i parcheggi a pagamento a Civitanova, abbiamo sospeso la tassa di soggiorno, daremo una mano ai balneari con la livellatura storica della spiaggia che fanno loro, quest'anno la farà il Comune di Civitanova per un importo di circa 30.000 euro. Altre iniziative che sempre il Comune sta portando avanti è quello di dare uno sconto importante del 50% sulla bolletta dell'acqua in accordo con la ATAC S.P.A. di Civitanova del presidente Belvederesi, che praticamente darà una mano a tutte le attività che sono state chiuse in questo periodo. L'abbiamo sospeso la tassa di soggiorno, sempre delle attività B&B e alberghi. Ed infine per i balneari le pertinenze ad uso sul piano di spiaggia per le attività ricreative tipo quelle da pallavolo o altro verranno rese utilizzabili anche a fini di superfici per ombrelloni e per bar. Quindi lo stabilimento balneare che dovrà per forza applicare delle distanze obbligate fra un tavolo e l'altro al fini sanitari, potranno piastrellare o rendere sanitariamente utilizzabili altre superfici che normalmente sul piano di spiaggia non lo sono. Quindi andremo in deroga al piano di spiaggia per andare incontro a questa attività. C'è anche l'ipotesi, però, da verificare se ne hanno realmente bisogno sempre i balneari, dell'utilizzo di una piccola parte della spiaggia libera al fine di posizionare ombrelloni, in quanto molti concessionari vedranno dimezzate o comunque fortemente ridotto la quantità di ombrelloni stagionali. Quindi daremo a loro forse una percentuale, in base alle richieste, una percentuale della spiaggia libera al fine di ampliare la superficie ombrellabile, diciamo così. Quindi il Comune di Civitanova Marche si sta muovendo in una direzione molto chiara e concreta per i commercianti. Innanzitutto sul bilancio comunale troveremo un importo di 1.300.000 euro subito cash da dare ai commercianti per tutte queste iniziative, in modo da dare possibilità economica, levando la TOSAP, levando la OSAP, con i parcheggi pubblici, per ripartire. E altrettanti soldi, circa 700-800.000 euro, saranno messi in campo dalla ATAC S.P.A. al fine di abbassare la bolletta dell'acqua. Civitanova in tutto avrà una manovra economica per aiutare il commercio di oltre 2 milioni di euro, e questo per la ripartenza subito.